Il nostro viaggio inizia a Silo, menzionata per la prima volta in Giosuè 18. Il popolo di Israele si radunò a Silo e lì eressero il tabernacolo dell'incontro e la terra fu sottomessa davanti a loro. Questa è la prima capitale di Israele, fu qui che le porzioni tribali furono divise. Silo domina l'autostrada dei patriarchi nell'area tribale di Efraim, a 30 km a nord di Gerusalemme, affacciata sul luogo in cui il tabernacolo rimase per 369 anni, proprio a Silo. Siamo con David Rubin, ex sindaco di Silo, anche autore di Good Israel. Silo a nord di Gerusalemme. David, ho alcune domande da farti su questo posto. Silo era ebrea ed è stata la prima capitale. Il nome della città in ebraico è ancora Silo. Dopo un'escursione nella natura selvaggia, il santuario e la tenda è stata portata a Silo per 369 anni. Dopo 14 anni fece ingresso nel paese promesso. Giosuè condusse gli israeliti a Silo, eresse una tenda nel santuario permanente. Questa era la terra di Israele in cui doveva stabilirsi. Gli israeliti si radunarono qui 4 volte all'anno. E Giosuè disse ai figlioli di Israele: da quanto tempo aspetti e non andrai ad impadronirti della terra che il Signore vi ha dato? Era il comando di Dio di andare per conquistare la terra. Quando i miei figli piccoli scendono da quella collina per andare a scuola, ricordo che quelle erano le stesse pietre su cui camminava Samuele mentre scendeva al tabernacolo. Qui è visibile la strada dei patriarchi. È storico il cammino dei patriarchi, come Abramo, Isacco e Giacobbe, che hanno percorso quella strada. David ci sta portando per un tour ai piedi di Silo. Ci mostra un nuovo ritrovamento archeologico. I cristiani hanno costruito a Silo 4 basiliche. La più antica è degli anni 300. Nel 2006 è stato trovato un articolo dove furono benedetti gli abitanti di Silo. Le strutture appartenevano alla moschea 1000 anni fa. È stata costruita una moschea in cima al pavimento a mosaico. Il pavimento a mosaico era coperto dalla chiesa presente. Da quanto tempo il pavimento a mosaico è qui? La sua età è di circa 1600 anni. La chiesa risale al periodo bizantino. E cosa dicono le scritture? La scrittura è un saluto da un architetto cristiano. Sii misericordioso agli abitanti di Silo, nostro Signore Gesù. Dalle parole all'azione. Stai attento a non farlo, cadono nel frantoio. Sarebbe schiacciante. Queste cavità appartenevano a vino e frantoio. Nella tenda del santuario era necessario l'olio d'oliva e vino. Era necessario per l'adorazione vino ed olio. La distruzione di Silo non è descritta nella Bibbia esattamente. Il profeta Geremia si adira per questo. Geremia associa Silo alla distruzione e i figli del sommo sacerdote Eli, che videro come l'arca cadde nelle mani dei Filistei. Questo era il più sacro. Dall'altro lato c'era un cortile dove le persone si sono riunite. Qui il sommo sacerdote, gli altri sacerdoti
e i Leviti adoravano Dio e donavano animali sacrificali bruciati. È eccitante, io discendo dai Leviti. Il nome di mio padre era Joseph. Forse hai preso da lì i tuoi doni musicali. Chiamarono i Leviti a fare musica nel tabernacolo. Così i miei antenati hanno cantato e pregato qui. Gli ebrei di oggi lodano Dio con le stesse parole. Diciamo, lode Dio perché è buono. And we say, Hodu Lashem ki tov, ki lo lam chasdo. Praise God for he is good, for the whole world is his dominion. Domina l'intero paese. Mi ricorda una canzone scritta da mia moglie Batia. Ki lo lam chasdo, give thanks to the Lord for he is good, for his mercy endures forever. Psalm 136. I can just hear it now in the distance. Have you ever wanted to come and experience firsthand the land of Israel, to walk in the footsteps of Jesus, or gain a greater understanding of the Bible? We run regular Roots and Reflections tours to Israel and would be delighted to host you and your family for the opportunity of a lifetime as you come and experience the land of the Bible with us. To receive more information on our tours, register your interest today. Either call the number on the screen, email us at barry@rootsforyou.tv or go to our website. We look forward to seeing you in Israel. Stiamo andando alla tomba di Samuele. Dal monte Samuele si ha una bella vista degli alberi di olivo piantati alla casa del Signore. Il monte Samuele si trova a 5 km di distanza a nord di Gerusalemme. Samuele è cresciuto a Silo. Samuele è vissuto su questa montagna, dove fu anche sepolto. Prima Samuele 7:17 dice: Samuele tornava sempre a Rama perché la sua casa era lì. Lì fu giudice in Israele e lì costruì un altare al Signore. Il mio amico Israel Auerbach vive nella biblica Rama, sulla montagna di Samuele. Lives in biblical Ramah on Samuel's mountain. Samuel. Durante il tempo di Samuele, Israele cambiò dal tempo dei giudici al tempo dei re. Judges to a time of kings. So he anointed Saul. Samuele unse Saul e Davide. Il monte Samuele è molto importante. Samuele cavalcava un asino da Betel a Gilgal, da Silo e a Rama. Donkey to few cities like Betel, Gilgal, Shiloh and Ramah. Anche sulla montagna si radunò la Samuel School of Prophecy. Rama era una città dei Leviti. C'era un altare qui. Guarda cosa ho trovato sulla montagna. Asino, vieni qui. Asino, saluta gli spettatori di Radice Riflessioni.
Questo è un fico speciale. Le sue foglie sono diverse. L'olivo è già in fiore. La terra porta frutti. Israel Auerbach è proprietario terriero secondo la Bibbia. Ognuno può sedersi col proprio vino sotto la sua vite e il suo fico. Israel coltiva anche olive, melograni e altre piante. La nostra passeggiata ci porterà indietro nel tempo di 2500 anni. I miei nonni erano proprietari terrieri. Il nome di mio nonno era Israel. Ho la foto di lui e la nonna che costruiscono strade e prendono terra in Galilea. Mio padre era un proprietario terriero. Spero che anche mio figlio continuerà la tradizione. Questa è una rosa selvatica. Una rosa ordinaria è innestata qui. Questa è una rosa selvatica, è bella di per sé. Tuttavia, le rose vengono elaborate. Un'autentica rosa selvatica cresce in Israele. Questo è un mandorlo. Questa è una mandorla amara. È usata come medicinale. È amara, ma migliora istantaneamente il tuo mal di testa. But it's taking headaches right away. Ecco un Shumac. Shumac è un miracoloso farmaco antitumorale. Shumac viene trasformato in tè. Il cristallo di Shumac è leggermente acido. Tutti i malati dovrebbero avere un cespuglio di Shumac a casa. Little sour, and I think everyone that been ever attacked by this thing, by this cancer or whatever, should have one of those bushes. È una bella pianta. Ci sono molte piante selvatiche qui. La menta cresce lì. La menta aiuta il sistema respiratorio e i polmoni. This is mint, for example. This is one of the most amazing tea. It's help breathing system and lungs. All mint. Questo aiuta con la depressione e disordine bipolare. Per il raffreddore e tosse. I nomadi cucinano la menta. Il tè alla menta è ottimo. Tutto in campagna serve per sopravvivere. La terra promessa è un ospedale soprannaturale. Amazing thing. So you see, everything here is to stay alive, to simply stay alive. God has blessed the land of Israel as a healing. I'm telling you, this land is a supernatural hospital. Una fattoria israeliana dove si trova nelle vicinanze la tomba di Samuele. È un luogo santo per gli ebrei, per musulmani e cristiani. Questo è il libro del primo e del secondo Samuele, scritto in ebraico e usato per le preghiere. Un affascinante soldato giovane a guardia della tomba di Samuele. Shalom. Durante la seconda crociata, anche Riccardo, cuor di leone, visitò il sito. Arriviamo al minareto sul posto dove si trova la tomba di Samuele. Dietro di me c'è il cuore di Israele e proprio qui, alla tomba di Samuele, si trova il punto di divisione tra il regno di Giuda e il regno di Israele e non sono mai più tornati insieme. Leggiamo proprio qui, in Prima Re, Roboamo venne a Gerusalemme e convocato Giuda e Beniamino. Le tribù di Beniamino e di Giuda vissero a sud nella zona di Gerusalemme. Geroboamo era il re del nord della città di Shechem. I figli di Geroboamo e di Salomone erano in discussione. La zona a nord di Gerusalemme non era protetta. In Geremia 6:1 sta scritto, sorgendo da nord incidente e grande distruzione. Babilonesi, Romani, Crociati e altri sfondarono le difese di Gerusalemme dal nord, perché questa direzione offriva accesso più facile alla città. A nord di Gerusalemme furono costruiti forti muri. Durante il secondo tempio, Gerusalemme aveva tre mura settentrionali.
In altre direzioni c'erano cancelli semplici perché quella parte della città a ripide gole circostanti. Questo è un vecchio serbatoio dell'acqua vicino alla tomba del profeta Samuele. Rappresenta la storia tra inglesi e turchi che hanno combattuto nelle seconde crociate per la conquista di Gerusalemme. È fantastico stare qui nel grande serbatoio d'acqua. Nel regno di Giuda Nord e nel regno di Israele abbiamo una moschea e la sinagoga, una popolare destinazione turistica. Wow! Bridging the gap between our past, the present, and the future on roots and reflections. Samuel's mountain boasts of archaeology, flora and fauna dating back to biblical times, including domestic animals. Questo è il mio amico, Carnigol dal Monte Samuele. Carnigol, the rooster on Samuel's mountain, and he's going to prophesy for us. Here we go. Dead chicken. Gallo morto, prima puntata. Barry ha portato un gallo oggi. Non so da dove venga il gallo, ma eccolo qui. Sto per rivelare la mia ricetta segreta per la zuppa di pollo. Barry lo chiama la penicillina ebraica. Serve un gallo. Le verdure vengono tritate, tutti gli ingredienti vengono messi in una casseruola. Se avete anche altre verdure è meglio, le verdure danno sapore alla zuppa. La zuppa sta già bollendo. Aggiungi verdure e spezie. La zuppa è pronta dopo 45 minuti. Non volevamo uccidere il gallo, l'abbiamo fatto cascere. Todà, grazie. Gerusalemme è costruita in pietra calcarea. Gli scalpellini sono sempre stati rispettati per la loro professione. Il primo re 5:17 sta scritto: il re ha ordinato di scavare massi grandi e di buona qualità. Per la fondazione del tempio era destinato ad essere fatto di pietra squadrata. Anche oggi le case di Gerusalemme devono essere costruite con una pietra simile a quella di Salomone e il re Erode. Come nei tempi biblici, la maggior parte delle cave che riforniscono i costruttori di Gerusalemme si trovano a nord della città e offrono l'intera gamma di pietra da costruzione disponibile in questa attività di fornitura vicino al quartiere nord di Gerusalemme. Questo è davvero un supermercato per acquistare pietre o rocce, per costruire il tuo ultimo giardino o la tua nuova casa. Penso che valga la pena visitarlo. Through the ministry of the Joseph Storehouse, we are able to respond quickly and bring help and relief to the victims of terror and rocket attacks. We provide vital emergency equipment and medical supplies to frontline hospitals and humanitarian aid to the victims. Your giving to this ministry enables us to respond quickly. Please call the number on the screen or go online to roots4u.tv and give today. Together we can touch the lives of the victims of
terror attacks across Israel and bring relief to those who need it most. Thank you. L'intero popolo di Israele si ferma quando la sirena suona da Metulla a Eilat, in onore dei soldati caduti in Israele. Questo evento segna il giorno del ricordo della memoria di 22.300 uomini e donne israeliani che sono morti difendendo il loro paese. Il cupo giorno del ricordo conduce direttamente alle gioiose celebrazioni del giorno dell'indipendenza, dopo tutti i fuochi d'artificio. Visitiamo Ammunition Hill, una posizione strategica sulla strada alla porta settentrionale di Gerusalemme. Questa è la collina delle munizioni di Gerusalemme e furono piantati 183 ulivi per ricordare i 183 soldati israeliani che furono uccisi nella battaglia per l'unificazione e la liberazione della città di Gerusalemme nel 1967. I soldati vendevano granate di trincea in trincea per prendere questa posizione, l'ingresso nord di Gerusalemme. Nel giugno del 1967 la collina delle munizioni si è rivelata la chiave per la loro riorganizzazione di Gerusalemme. I paracadutisti catturano la base, hanno aperto la strada a Scopus, alla montagna, al Museo Rockefeller, alla Città Vecchia e il Monte del Tempio. Ancora una volta il lato nord è stato un condotto per la conquista della città. Gerusalemme entrò in possesso degli ebrei per la prima volta in quasi 2000 anni. La lotta è stata feroce. Immagina di essere un soldato ferito che combatte per la liberazione della città di Gerusalemme, una città che è menzionata più di 800 volte nelle scritture. Questo faceva parte della battaglia per Gerusalemme. Gli israeliti stavano affrontando carri armati Sherman. Questo carro armato Sherman, della prima guerra mondiale ovviamente, non era favorevole per il terreno intorno alla collina delle munizioni. Conquistarono l'area e fu quella la chiave per la conquista di Gerusalemme. Gli israeliani stanno visitando in massa in un'escursione a Ammunition Hill. Ne vale la pena visitare il sito, soprattutto il giorno dell'indipendenza. During Independence Day, Israelis by the millions flock to parks and nature reserves, celebrating statehood with the traditional family barbecue. Ammunition Hill is well worth a visit, especially during Independence Day. Questa settimana impariamo una parola importante, Todà. The word is Todà. I would say Todà when somebody would give me a present, I would say Todà. What does the word Todà mean to you? Thank you. Todà is a recognition that I couldn't get by on my own. That I need friends around me, I need family, I need support, and they need me and I need them, and it's a recognition that I can't be alone. I need to be with others. Stiamo andando a una brigata di paracadutisti alla base. La mostra è aperta durante il giorno dell'indipendenza. L'esercito israeliano è un esercito civile. Le forze di difesa sono un esercito di cittadini. Tutti hanno un fratello maggiore, una sorella, un figlio, un padre o un marito nell'esercito. Non vorrei fare casino con una di queste cose. Un Hummer che canticchia alla grande. Questo è un veicolo robusto, c'è una grande opportunità per me. Questo è un paracadute. Quello di riserva non è grande, ma è altrettanto efficace, incredibile. Salti giù dall'aereo. Se posso, un altro cinturino è collegato al maglione, un altro al sacco. Il sacco viene prima a terra. Quante volte hai saltato? Da 70 a 80 volte. Immagino ti piaccia saltare. È bello, mi diverto. It's nice. I enjoy myself.
La porta nord di Gerusalemme è chiamata Porta di Damasco, un vivace ingresso al quartiere musulmano. L'area tra la Porta di Damasco e una stazione degli autobus sul lato nord della città era una principale cava di pietra in tempi antichi. I tagli del substrato roccioso sono ben visibili lungo il corso della parete. La sporgenza rocciosa di fronte è nota come il Calvario di Gordon. Alcuni dicono che la formazione rocciosa sembra un teschio e al di là c'è la tomba del giardino, roccia conosciuta come il Calvario di Gordon. La roccia ricorda un teschio. Dietro la scogliera c'è la Garden Tomb. La tomba del giardino è come un'oasi nel mezzo del trambusto della città. Ai visitatori della Garden Tomb vengono assegnate guide e io sono fortunato ad avere come guida Ken, che è una guida che dà vita al giardino. Questa è l'estremità settentrionale del Monte Moria, l'estremità meridionale del Monte Verden, nella città vecchia. Così Dio parlò ad Abramo, disse: prendi tuo figlio Isacco nel paese di Moria. Questo è il Monte Moria, e anche la stazione degli autobus sotto di noi parla di Moria, perché tutta quest'area è stata estratta dai tempi dell'Antico Testamento. E poi il sito è stato utilizzato come sito di lapidazione. I condannati a morte sono stati spinti giù per la scogliera, a meno che il condannato non era morto nella lapidazione. Lasciavano cadere le pietre su di lui. Crediamo che Stefano è stato lapidato qui a morte. Questo era il luogo di esecuzione già 2500 anni fa. Secondo la Bibbia, Gesù fu crocifisso al Calvario. Gesù è stato portato in un posto che si chiamava Calvario. Gesù, che non conosceva il peccato, è stato fatto un peccato davanti a noi. Secondo la legge levitica, il luogo di macellazione della vittima è stato mantenuto situato sul nord dell'altare. Questo posto si trova nel tempio sul lato nord del monte. C'è una croce qui. Ebrei 6:19 dice: speranza, Gesù Cristo è l'ancora delle nostre vite. Questo è un solco lungo la quale una grossa pietra è stata rotolata. Wow, that was a big stone. Yeah, we haven't found the stone, never have found the stone, but there's the channel where it rolled. La pietra non è mai stata ritrovata. È tutto qui. Il posto è giusto geograficamente, storicamente e biblicamente in conformità con tutte le scritture. La parte migliore è che la tomba è vuota. La morte non è stata trattenuta. Gesù 2000 anni fa ha vinto. E noi possiamo vivere una vita vittoriosa. Il sangue di Gesù purifica i peccati. Gesù ci prende dalla morte alla vita eterna. La morte fisica ci porta verso un futuro meraviglioso. Questo è il messaggio di questo giardino. Gesù vive e dobbiamo vivere. Vediamo se la tomba è vuota. Voglio controllare se le parole di Ken sono vere. Penso perché lo vedo di persona. Non c'è nessuno qui. La tomba è vuota. È risorto.